Crack it. Ritorniamo in studio per la seconda parte di 105 Sport. Come anticipato, spazio alla Serie D e all'eccellenza, ma iniziamo con la Serie D. Continua il momento non certo brillante per il Santa Maria Cilento, che non vince da 6 giornate ed è precipitata in una zona molto minata della classifica del girone meridionale, quello che comprende appunto le squadre campane, calabresi e siciliane, dove sta facendo un campionato a parte, dominando in maniera assoluta il Catania, che anche ieri ha vinto 1-0 davanti a 14.000 spettatori, una squadra che praticamente non c'entra nulla con la quarta serie nazionale. Ma vediamo subito i risultati di questo turno di campionato e la classifica. Gerardo, iniziamo con i risultati. Catania, Relaversa 1-0, Cittanova Castrovillari 1-1, Licata Trapani 2-2, Locri Acireale 2-1, Paternò Lamezia 0-1, San Luca Ragusa Calcio 2-2, Marianese San Cataldese 1-2, Vibonese Polisportiva Santa Maria Cilento 3-1, Sant'Agata Canicati 2-1. Vediamo ora anche la classifica. In testa con Duce Catene con 39 punti, la segue Locri 28 insieme a Lamezia, Sant'Agata 25 insieme alla Vibonese, 22 punti per il Ragusa Calcio, a Castrovillari insieme a Licata e Trapani 20 punti, 19 per Alaversa, Canicati 18, 17 per San Luca e San Cataldese, Città di Acireale 15, 14 punti per Polisportiva Santa Maria e Cittanova, Paternò 13, chiude la classifica la Marianese con 3 punti. Questi numeri dopo le 15 giornate di campionato, come vedete ha preso il largo ormai campione d'inverno già dalla scorsa settimana il Catania. Come vedete anche il Santa Maria Cilento staziona al terzultimo posto insieme al Cittanova, anche se bisogna ricordare che la squadra del presidente Tavassi e tecnico di Gaetano deve recuperare una partita, quella con il Licata rinviata la scorsa settimana. Ma andiamo a vedere come è maturata questa sconfitta sul campo della Vibonese. A seguire ascoltiamo le parole del tecnico Francesco di Gaetano, vediamo. Arriva un'altra sconfitta per il Santa Maria Cilento. Dopo la sosta forzata per Covid, i giallorossi di Di Gaetano non riescono a ottenere un risultato utile e tornano a mani vuote dalla trasferta in terra calabrese sul campo della Vibonese, che invece riesce ad imporsi per 3-1. La partenza per il Santa Maria sembra incoraggiante, ma al 18esimo la squadra di casa guidata dal tecnico Modica sblocca il risultato con Balla, che approfitta di una serie di rimpalli, e beffa Grieco. Solo 5 minuti e la Vibonese ottiene il raddoppio con Tazza. I cilentani provano a reagire, ma il tempo si chiude con il doppio vantaggio del team calabrese. Nella ripresa Santa Maria protesa in avanti alla ricerca della rete, che Johnson trova con un bel tiro dalla distanza che supera Rendic, riaprendo i giochi. Al 91esimo però Scafetta chiude definitivamente la contesa a favore della Vibonese, che vince per 3-1. Per il Santa Maria Cilento, con soli 14 punti, la situazione in classifica comincia a farsi preoccupante e all'orizzonte c'è la gara con il Catania, che sta facendo un campionato in solitaria in testa al girone I di Serie D. Post partita di Vibonese Polisportiva Santa Maria Cilento, mister 3-1, con una gara dai due volti, un primo tempo in un modo, un secondo tempo in un altro modo, insomma, però il risultato non sorride ai giallorossi. Ma non sorride, ma secondo me non rispecchia veramente quello che è successo in campo, perché comunque sia il primo tempo è vero che abbiamo sofferto, siamo andati sotto di due gol, ma se andiamo ad analizzare i gol per come li abbiamo presi, uno da un calcio piazzato, l'altro da un errore ennesimo individuale e in uscita. E quindi lì ci siamo ritrovati sotto subito, praticamente dopo 20 minuti. E non è facile reagire, l'abbiamo fatto, il primo tempo abbiamo avuto difficoltà nelle distanze, nel riuscire a chiudere le giocate con i loro terzini, arrivavamo sempre in ritardo e quindi abbiamo sofferto questi
questi scambi veloci che facevano sulle fasce ci hanno messo un po' in difficoltà e il primo tempo è andato via così. Secondo tempo, secondo me, è stata un'altra partita completamente. Li abbiamo costretti poi a mettersi a tre dietro, quindi significa che stavamo facendo bene, loro stavano soffrendo. Abbiamo trovato il gol, abbiamo fatto una partita buona, secondo me, il secondo tempo, dove comunque abbiamo cercato di arrivarci per via laterali e infatti poi i cambi sono stati fatti in funzione di questo. Abbiamo poi tolto Pane e Morlando per inserire comunque uno che potesse spingere di più sulle fasce, perché comunque sia dal lato sinistro lo spingevamo di meno, quindi si è provato. Poi è normale, poi a tre minuti dalla fine prendi il 3-1 e un po' ti spezza le gambe, però fino al 2-1 e fino al momento in cui abbiamo preso il 3-1, che è successo praticamente a tempo scaduto, la squadra era in campo, ha fatto la partita. Cioè io penso che chi non ha visto la partita e legge 3-1 oggi può pensare a una squadra che è stata sottomessa dal primo all'ultimo minuto, ma effettivamente non per difendere i ragazzi, ma oggi non assolutamente il risultato è strabugiardo per quanto mi riguarda. Mister, da dove bisogna ripartire considerando anche il prossimo match impegnativo contro il Catania? Ma la partita col Catania è una partita che già in teoria, quest'anno chi ha giocato contro il Catania è partito sconfitto, no? Quindi c'hai tutto da guadagnare da una gara come quella che affronteremo domenica, perché comunque le motivazioni devono venirti per forza spontanee, quindi è più facile tra virgolette andare a preparare una partita contro una squadra come il Catania, che senza nulla togliere a tutte le altre, contro le altre squadre. Quindi in questo momento purtroppo lo continuiamo a ripetere, ci sta girando un po' male, e vai a vedere gli infortuni, vai a vedere gli episodi, vai a vedere che su un episodio, su un errore di un compagno, perché il terzo gol ennesimo errore individuale, perché comunque sia non inseguire un taglio, se non ricordo male, e poi lì probabilmente quando succede un errore di un compagno, in questo momento non c'è un altro compagno che rimedia all'errore, quindi è tutta una serie di cose. Ci stiamo lavorando, ci stiamo buttando anima e corpo tutti quanti, i ragazzi, noi dello staff, la società. Il momento di stare uniti e provare comunque a risalire quanto prima la classifica, che fortunatamente ancora oggi è ancora abbastanza corta nelle parti basse. Bene, abbiamo sentito anche Francesco Di Gaetano, un po' preoccupato, ma sicuramente non tanto, perché ha ricordato che la classifica è ancora cortissima. Se dal campo possiamo dire non arrivano, la classifica non arride ai giallorossi di Castellabate, arrivano buone notizie sul fronte giovani. Infatti nella speciale classifica giovani di valore, la formazione del presidente Tavassi occupa la seconda posizione nella seconda tranche della classifica pubblicata proprio dal comitato interregionale. Primo posto con 451 punti c'è la Vibonese, che proprio ieri ha battuto i giallorossi di Castellabate, e il Santa Maria occupa la piazza d'onore con 339 punti. Insomma, già lo scorso anno il Santa Maria ha vinto questa speciale classifica, che assegna premi in denaro: alla prima 25.000 euro, alla seconda 15.000 e alla terza di ogni girone 10.000. Insomma, il budget messo a disposizione dal comitato interregionale di 450.000 euro. E almeno sotto questo fronte la squadra del tecnico Di Gaetano dà buone notizie, essendo al secondo posto della classifica giovani di valore, ed è la notizia positiva della giornata, al di là della pesante sconfitta rimediata con la Vibonese. Ma andiamo a vedere cosa attende la squadra di Castellabate nel prossimo turno, sicuramente una gara sulla carta proibitiva. Canicati, Cittanova, Città di Acireale, Paternò, Lamezia, Città di Sant'Agata, Trapani, Vibonese, Polisportiva Santa Maria, Catania, Ragusa, Licata, Real Aversa, Mariglianese, San Luca, Castrovillari e San Cataldese, Locri. Come detto, appunto, arriva la capolista, la sì, corazzata Catania, insomma, appare molto complicata la situazione, però potrebbe anche
Santa Maria fare uno scherzo a questa super corazzata. Lasciamo quindi la Serie D per proiettarci nel campionato massimo regionale campano, quello di eccellenza, dove nel turno infrasettimanale c'è stata una svolta importante, perché il San Marzano è riuscito a vincere ad Agropoli lo scontro diretto ed allungato proprio nei confronti dei biancazzurri della cittadina tirrenica. Ieri invece nel turno, nel weekend, il San Marzano ha continuato a vincere, lo ha fatto con il Sant'Agnello, ma vediamo subito i risultati. San Marzano, Sant'Agnello 3-0, Vico Equense, Ercolanese 4-4, Buccino, Montemileto 1-1, Carotenuto, Rosso-Blu, Castel San Giorgio 1-3, Polisportiva Dilettanti Lioni, Costa d'Amalfi 1-1, Salerno Baronisi, Audax Cervinara 2-1, Scafatese Solofra 2-0, Faiano Agropoli 0-1, Virtus Avellino Gifoni 6 Casali 1-1. Vediamo anche la classifica. Conduce il San Marzano con 44 punti, la segue Agropoli e Scafatese con 37 punti, Ercolanese 34, Audax Cervinara 32, Virtus Avellino 27, Città di Solofra 26, 24 punti per Costa d'Amalfi e Gifoni 6 Casali, Salerno Baronisi 21, 19 per Faiano, Rosso-Blu Castel San Giorgio 16, 15 per Montemileto e Buccino, 13 per Carotenuto, Polisportiva Dilettanti, Lioni, Vico Equense, invece 12 punti per Sant'Agnello. Ecco, questi numeri, come vedete, il San Marzano ha allungato, si è laureato campione d'inverno, ma 7 punti di vantaggio sulla coppia Agropoli-Scafatese. E l'Agropoli ha provato a rispondere alla vittoria del San Marzano nell'anticipo con il Sant'Agnello. E dalla regia forse ora ci fanno vedere proprio le tre reti con le quali il San Marzano di mister Fabiano ha battuto nell'anticipo il Sant'Agnello, una vittoria netta 3-0 per la squadra blaugrana. Ha aperto le marcature al settimo minuto Marotta, quindi dopo 7 minuti già si è rotto l'equilibrio a favore del San Marzano. Poi al sedicesimo è arrivato anche il raddoppio firmato da Esposito, questo sempre nel primo tempo, mentre vedete festeggiamenti. Su questa deviazione è arrivata anche la terza rete firmata da Elefante, con cui si è chiuso il match 3-0, una vittoria che ha fatto salire il San Marzano a 44 punti e mantenere immutato il distacco rispetto alla Agropoli e alla Scafatese, che sono le due prime inseguitrici. E ora andiamo a vedere come ha risposto l'Agropoli, che ha giocato il giorno dopo, quindi vittoria con l'ultimo arrivato, uno degli ultimi acquisti della squadra del presidente Infante e del tecnico Carmine Turco. Vediamo il servizio. Archiviata la sconfitta meritata con San Marzano, una vera corazzata per la categoria, per budget e obiettivi, l'Agropoli deve rispondere per restare nel gruppone di testa, sospesa tra calciomercato e certezze tattiche. Mister Turco ha la piena fiducia della società, Infante ha dimostrato, senza mezzi termini, di mettere mano al portafoglio, acquistato forse il miglior giocatore della categoria. Vediamolo all'opera e poi ne parliamo. Intanto è iniziata la partita, come dire, la cerniera d'attacco dell'Agropoli, che va a fare pressi subito con prima Bajan, ma poi soprattutto Arevalo e Maiese. Attenzione anche proprio Arevalo, che si introduce in area, la palla per Mattia, che viene toccato e poi il tiro fuori lo va a aiutare Arevalo. Vediamo che succede, l'Agropoli stava recuperando palla, alla fine la recupera al tre quarti con Montero, che fa finta di tirare, poi serve centrale a Bajan, si gira, tira a girare, traversa, e oggi non c'è. E a volte è stato schierato anche in prima punta al posto di campione, che è un falso 9. Intanto Monteiro mischia in aria, vedi quanti ce ne sono. Matiello, palla al centro, il colpo di testa, lascia Mimmo dietro per Monteiro. Attenzione Monteiro, apertura, cos'ha campione? Campione, tiro, mamma mia, movimento ciondolante, Vanatiello, mamma. Beh, la parabola era quella giusta, il tiro era quello giusto, si è abbassato troppo tardi. Palla dietro, secondo palo, ma c'è un intervento, Marco? Sì, è un intervento dubbio, testa e testa. Nettamente in ritardo il giocatore. In ritardo, però l'arbitro era vicino. Fa che vuole vincere la partita, il Faiano.
Può essere pure che voglia vincere la partita o ha paura di perderla, magari. Sfrutta, vuole sfruttare forse il baricentro alto dell'Agropoli con la velocità dei giocatori davanti. Adesso recupera Natiello, si può girare, alza un secondo palo e il colpo di testa e il gol dell'Agropoli. Il gol dell'Agropoli e segna chi non se non il numero 9 Abayan, porta l'Agropoli in vantaggio. La giocatona di Natiello. Giocatona di Natiello, Abayan porta in vantaggio l'Agropoli. Con due sconfitte, ma potrei dire una, perché poi in realtà quella con frequenza è una partita. Quella è stata casuale con una squadra di bassa classifica, quella vera è stata contro il San Marzano, che in questo momento ha qualcosa in più. Finisce la partita, amici telespettatori, con una bella vittoria dell'Agropoli. Nel finale decide Abayan. E va dato atto a Mister Turco e soprattutto a Carmelo Infante di aver voluto questo giocatore all'Agropoli. Decisivo per la vittoria, però il merito del gol sicuramente va a Peppe Natiello. Sapevamo che questa è una squadra difficile da battere, perché poi il problema è sempre quello, la squadra avversaria si accontenta anche del pareggio contro l'Agropoli, invece l'Agropoli deve vincere, è costretta a vincere sempre e questo fa la differenza, cioè vincere sempre non è come giocare, diciamo, in modo diverso, però l'Agropoli ha avuto la capacità di giocare una partita attenta, buona compattezza, i ragazzi non si sono mai tirati indietro, sapevamo che con un guizzo, con qualche giocata dei giocatori di qualità in avanti potevamo vincere la partita e così è stato. Peppe può fare meglio perché per il piede che ha deve rifinire ancora meglio di quello, o quantomeno ripetere quello che ha fatto per Abayan, perché è nelle sue corde. Noi facciamo tanto affidamento su Natiello perché sulle inattive è un giocatore decisivo, ma a parte Natiello tutti quanti, dal primo all'ultimo, dal portiere ad Arevalo, a Guido, hanno avuto quella voglia di stare bene in campo, sapevano che era una partita fondamentale, la società sta facendo sempre grandi sacrifici, va supportata, dobbiamo avere un senso di responsabilità importante perché questa gente in questo periodo sta facendo veramente dei grandi sacrifici e noi attraverso le prestazioni possiamo gratificarli. Siamo partiti. E abbiamo ascoltato anche mister Carmine Turco, impegnato ad inseguire la capolista San Marzano. Bene, andiamo a vedere il programma della prossima giornata di questo girone B di eccellenza. Carotenuto, città di Solofra, Faiano, Salerno, Baronesi, Vico Equense, Audax Cervinara, Virtus Avellino, Rossoblu, Castel San Giorgio, queste le partite di sabato. Invece domenica Agropoli Football Club Sant'Agnello, Buccino Gifoni Sei Casali, Polisportiva Dilettanti Lioni Ercolanese, San Marzano Montemileto e Scafatese Costa d'Amalfi. Diciamo che alla luce della classifica potrebbe essere un turno interlocutorio, anche perché il San Marzano se la vedrà con il Montemileto, una gara sicuramente alla portata della capolista, come pure l'Agropoli che affronterà il Sant'Agnello Fanalino di Cona. E la Scafatese invece giocherà con il Costa d'Amalfi che staziona nella parte centrale della classifica. Bene, con le gare in programma nel prossimo weekend nel campionato di eccellenza e si chiude anche questa seconda parte di 105 Sport, Angelica. Quindi è arrivato il momento di una pausa, diamo la linea alla regia, un po' di pubblicità, restate con noi, torneremo subito con la terza parte, parleremo di calcio a 5 e avremo anche un collegamento video. A tra poco.